Anche quest'anno il Magna Grecia Film Festival, il concorso cinematografico ideato e diretto da Gianvito Casadonte, non mancherà di ammaliare, stupire, interessare. Dal 25 luglio al 3 agosto, Piazza Brindisi a Catanzaro Lido ritornerà ad essere il palcoscenico per attori, registi, autori, produttori, personalità dello spettacolo, della cultura, dell'arte. L'intenso programma è stato presentato al Museo del Rock di Catanzaro per una 12ª edizione che Gianvito Casadonte ha voluto dedicare ai folli. Cioè, sono coloro che cambiano le regole delle cose, insomma, coloro che non sono avvezzi alle regole, che lottano per i propri sogni. È una frase, è un passaggio di Steve Jobs che ho fatto mio e penso che si leghi benissimo alla figura di un grandissimo che era Mario Monicelli. E si lega al nostro progetto che è il Magna Grecia Film Festival, quindi quest'anno è dedicato ai folli. 100 anni dalla nascita del grande Mario, e mi faceva piacere ricordarlo e ricordarlo così. 8 i film in concorso, ogni sera a partire dalle 21:30 una proiezione diversa, da Mi chiamo Maya di Tommaso Agnese alla commedia La prima volta di mia figlia di Riccardo Rossi, da Se Dio vuole di Edoardo Falcone al thriller Senza nessuna pietà di Michele Alaique. Numerosi saranno gli appuntamenti che vedranno tra gli altri l'omaggio alla figura di Carlo Rambaldi, vincitore di ben 3 premi Oscar per gli effetti speciali, e saranno presentati 2 libri che lo riguardano grazie alla disponibilità e alla collaborazione della figlia Daniela. Il festival rappresenta una preziosa occasione di rilancio che non possiamo lasciarci strappare, ha dichiarato il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. Nonostante i tagli di bilancio che abbiamo subito, siamo qui per sostenere questa manifestazione fortemente voluta anche dalla gente che ama vedere le spiagge e i locali frequentati dai grandiosi personaggi che Casadonte fa arrivare nel capoluogo di regione. Per il presidente della Camera di Commercio, Paolo Abramo, il Magna Grecia Film Festival ha dimostrato di essere un progetto serio e credibile, un super evento di carattere culturale e turistico. Questa manifestazione va istituzionalizzata, ha sottolineato l'assessore alla cultura e al turismo del comune di Catanzaro, Daniela Carrozza. È straordinario vedere tante personalità, tutte in insieme, che apprezzano la nostra accoglienza e la bellezza del nostro territorio. L'ambito premio del festival saranno, come da tradizione, le colonne d'oro realizzate dall'orafo Michele Affidato, e non mancheranno i riconoscimenti per i tanti ospiti con le coppe della fortuna della ceramista Francesca Ciliberti.